Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui vi parlo di scrittura di CV. Oggi vi porto l'esempio di Marco, una persona che è venuta da me con un percorso di revisione del CV e di orientamento professionale, quindi sia a capire i ruoli che riesce a far meglio che nel supporto a cercare lavoro, in cui abbiamo lavorato assieme per ottenere due CV. Perché due CV? Perché dall'analisi del bilancio delle competenze che ho fatto con Marco è uscito fuori che Marco può e vuole ricoprire per competenze e per attitudini due ruoli specifici. Di conseguenza, avendo col bilancio lo scopo proprio di trovare i ruoli che può andare a ricoprire la persona, l'output del bilancio è stato proprio andare a identificare le caratteristiche che lo rendono adatto a questi due ruoli e mettere giù due CV differenti, in modo tale che lui, per quale posizione decide di candidarsi, che sia risposta a un annuncio, che sia in candidatura spontanea, lui sceglierà semplicemente di cui andare un CV o l'altro. Ecco il primo CV di Marco. Il suo primo CV è relativo al suo attuale ruolo professionale, che è il Medical Scientific Liaison. Questo ruolo, che si trova nel farmaceutico, lui lo ha messo in evidenza per cercare lavoro esattamente con lo stesso ruolo. Quindi vedete come inizia il CV di Marco. La paura è il peggior nemico dell'uomo, la curiosità il miglior alleato. Anche qui, come vi ho raccontato nei video precedenti, è molto importante far uscire fuori la persona che si è. Marco, in una frase, ci ha comunicato che lui è una persona curiosa e che la paura lui la trova un qualcosa di pericoloso, tanto da definirla un nemico. Quindi ti fa capire che Marco è una persona che si lancia nelle situazioni. Per cui ricordatevi sempre che è importante far capire al recruiter che cosa volete che percepisca di voi al primo sguardo. E Marco vuole comunicare di essere una persona coraggiosa e lo comunica nella prima frase. Comincia il suo CV con la seconda parte. La curiosità e il coraggio sono da sempre i miei tratti distintivi e questo è il motivo delle mie scelte. Questa è la mia driving force che mi ha spinto a vivere esperienze diverse per apprendere, conoscere, esplorare nuovi orizzonti, per evolvere e sfidare i miei limiti. Qual è il vantaggio di tutto questo? Marco ha comunicato in modo chiaro, diretto e senza giri di parole la persona che è. Di conseguenza, questo aumenta le probabilità di essere chiamato. Poi parla ancora di sé. About me. Per me non esistono problemi, esistono grandi opportunità. Questa è un'altra frase forte che fa capire che persona è Marco. Infatti, poi si descrive tramite cinque aggettivi: curioso, coraggioso, determinato, empatico e strutturato. Quindi lui si descrive in modo chiaro da subito come persona e fa capire all'interlocutore che persona è. E comincia il CV dicendo: io sono pronto per il prossimo successo, sono pronto per entrare, sarà qua il nome dell'azienda, e tracciare una nuova strada come in base alla funzione. Quando iniziamo a vivere questo successo? Come vedete, questa frase finale è quella che si chiama nel marketing la call to action. Quindi è proprio un invito a chi fa selezione a chiamarmi. Perché non ti sto dicendo solo chi sono, che persona sono, ma ti sto anche dicendo quando iniziamo a fare questo successo assieme. Quindi ti sto dando proprio quello che è un comando. Ovvio che funziona se l'interlocutore si è già convinto. In realtà, come vi dico sempre, si è convinto già qui e qui. Anzi, da qui a qui a qui. Se si è già convinto, vi ha già chiamato. Poi qui, anzi, ha già comunque almeno continuato a leggere il CV. Poi probabilmente vi ha anche chiamato. Da qui lui come si descrive? A me è molto piaciuta l'idea di Marco di descrivere le sue esperienze di lavoro perché lui le ha raccontate proprio come delle storie. Quindi vedete, lui qua non inizia con, per esempio, da dicembre 2020 Medical Scientific Liaison. Lui qua inizia con corono il sogno e assumo il ruolo di. Quindi lui fa capire che quel ruolo di Medical Scientific Liaison era un sogno. Quindi lui ci mette emozione, fa capire che per lui era qualcosa di bello, di desiderato, di sognato. Infatti, vedete come inizia.
Entrare in direzione medica è il sogno che si avvera, la meta di un lungo percorso, il risultato di tanto lavoro, il motivo dei motivi, la meta dei miei sacrifici, la sorgente della mia curiosità. Vedete com'è raccontata, quale esperienza è descritta, emozionale? Poi qui parte la parte tecnica. Divento così la massima espressione territoriale del Medical Affairs, garantendo un alto livello di competenza sul farmaco degli stakeholder esterni, bla 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 bla. Ecco tutta la parte tecnica. Questo è molto importante nella narrazione di Marco, una narrazione molto bella. Poi parla da novembre 2016, altra esperienza che aveva fatto, poi qua ho cancellato tutta una serie di informazioni molto tecniche per privacy di Marco, che ovviamente non si chiama Marco, e qui parla per esempio dal 2016, vivo la sfida più bella, sfido il futuro, entro in un team fantastico, quasi irripetibile, divento uno dei 17 product specialist che lancerà questo farmaco, che è un farmaco molto particolare, che ha avuto molta risonanza in Italia. È stata l'esperienza professionale che ha generato consapevolezza nei miei mezzi, ha sviluppato la leadership scientifica, ha secondato la mia ambizione di diventare peer-to-peer con i call e gli HCP. Lo faccio bene con orgoglio, mettendo ogni giorno il lavoro, non solo l'entusiasmo, ma anche tanta struttura, organizzazione, diventando un modello nell'implementazione del ruolo e diventando uno dei top performer. Questo vedete come la racconta Marco l'esperienza, la racconta proprio in modo emozionale, e stiamo parlando di un lavoro estremamente tecnico e scientifico, quindi lui ha trovato la sua chiave di narrazione per affascinare chi legge, quindi è sempre Marco, ha semplicemente trovato il modo di far uscire tutto il suo entusiasmo e tutta la sua passione per quello che fa. Poi qua vediamo, da maggio 2006 inizia un nuovo progetto, quindi decide di lanciare in azienda e il progetto non era allineato nei miei sogni e nelle mie ambizioni, quindi entra in una nuova realtà dove si respira da una vita l'innovazione in un ambito terapeutico specifico. Il fascino che vivo mi entusiasma in questa nuova avventura, lavoro come informatore scientifico in queste province promuovendo il farmaco 1, poi il farmaco 2. Nel 2012 vengo scelto per un progetto di formazione all'interno della funzione finance per lavorare sulle indagini di mercato, previsioni riguardo gli impatti della spesa farmaceutica e market access. Quindi fa anche vedere che lui ha avuto dei riconoscimenti aziendali. Poi nel 2003, che è un'esperienza ancora più vecchia, lui parla di un'acquisizione che cambia i piani e si rimbocca le maniche. Quindi lui lavorava in un'azienda dove c'è stata un'acquisizione e invece di restare fermo si è rimboccato le maniche per trovare una soluzione. Quindi che cosa ha fatto? Ha cominciato a fare il formatore scientifico. Poi del 2000, quando lui ha cominciato a lavorare, inizia la mia avventura e scopro una professione che mi appassiona. Ed è il mio primo impiego. Approdo all'informazione scientifica e sono fortunato perché lo faccio con una bellissima azienda, con un listino molto apprezzato e di grande valore scientifico. Vedete come lui mette in evidenza sempre la passione per quello che fa, e mette anche in evidenza che l'azienda è bello, listino prodotti, quindi lui ci mette proprio la passione. Questo si percepisce e nel racconto e nella modalità in cui racconta. Andiamo alla parte laterale. Le competenze chiave, lui qua mette in evidenza comunicazione persuasiva e direi che c'è veramente, da come racconta. Comunicazione assertiva, questa non si vede però, si vede più nel parlato, ma qua si vede comunque sicuramente quella persuasiva. La negoziazione è fondamentale, un lavoro come l'informatore, lavori come questi, devi saper negoziare. Problem solving, come vedete lui che cosa ha detto all'inizio, quando c'è stata l'acquisizione, mi sono rimboccato le maniche, è problem solving. Leadership, lui riesce a essere tra i 17 product specialist che lancerà un certo tipo di prodotto, quindi vuol dire che gli è stata riconosciuta leadership. Sa lavorare in team, perché questi sono tutti i lavori di team. Ha come commerciale, e questo è confermato anche dal fatto che è stato chiamato dal finance. Public speaking, questi lavori qui sono di contatto, si dice, con gli stakeholder che sono per esempio medici, farmacisti e via dicendo, quindi lui per forza deve avere public speaking, pacchetto office, ok, inglese intermedio, business and medical plan. Come vedete la sua formazione è stata riassunta in due righe, ma fondamentalmente lui che ha un profilo molto strutturato dal punto di vista delle esperienze, anche senso che dia veramente poco spazio alla sua formazione tecnica, la sua formazione diciamo accademica, anche perché questa persona giustamente ha fatto delle scelte che l'hanno permesso di avere una esperienza veramente molto molto grande in altri ambiti.
Quindi fondamentalmente, come vedete, il CV di Marco per questa posizione di Medical Scientific Liaison è una posizione in cui mette in evidenza se stesso. Ora vi condivido il secondo CV di Marco, in cui lui applica per una posizione diversa. La prima era Medical Scientific Liaison. Adesso Marco ha fatto anche un CV relativamente al Sales Product Specialist. Quindi nel primo CV si è inquadrato come Medical Scientific Liaison, nel secondo si va a inquadrare come Sales Product Specialist. Quindi lui come inizia? Non ho mai lavorato un solo giorno della mia vita senza vendere. Se credo in qualcosa, la vendo accanitamente. In questa frase già si è posizionato come venditore, in modo chiaro, diretto e efficace. Questo semplicemente in una frase, quindi io già capisco che non è un venditore perché lo ha fatto, ma perché si sente venditore. E ricordatevi che questo è molto più importante di avere l'esperienza. Quindi, come vedete, Marco rimane la stessa persona, quindi entusiasta, determinata, coraggiosa, curiosa, empatica e strutturata. La stessa frase è rimasta: per me non esistono problemi, solo grandi opportunità. E qua, per esempio, dalla motivazione del perché lui è la persona adatta a ritornare a fare le vendite o a fare vendite. Ho voglia di ritornare alle origini. Voglio una posizione commerciale perché vendere è l'ossigeno, è soddisfazione pura. Io sono pronto al prossimo successo, sono pronto a realizzare in questa azienda a tracciare una nuova strada come, ad esempio, Sales Product Specialist. E voi siete pronti a lanciarvi con me? Quindi anche qui la call to action. Quindi lui che cosa fa? Dice alla persona, vedi, queste sono le mie caratteristiche. Io sono la persona adatta a te. Vuoi lanciarti com'è? Quindi lui fa fare tutto il passaggio a livello psicologico che spinge a chiamarlo. L'entusiasmo e la tenacia sono da sempre i miei tratti distintivi. È la driving force che mi ha spinto a vivere esperienze diverse, sempre voglioso e determinato a superare ogni ostacolo e raggiungere qualsiasi obiettivo. Vedete come lui martella in modo diretto, chiaro, senza proprio lasciare all'interlocutore dubbi su lui chi è, che cosa sa fare e perché. Qua, per esempio, racconta la stessa storia di prima, quindi la sua attuale posizione che l'affronta come Medical Scientific Liaison. Quindi qui ovviamente rimane uguale. Qui anche, vivo la sfida più bella, rimane uguale a prima. Qua inizio un nuovo progetto. Qua l'acquisizione rimane uguale. Qua la mia avventura, scopro una professione che mi appassiona, rimane tutto uguale. Quindi quello che cambia per lui è proprio questa parte iniziale, dove si va a posizionare nella mente di chi legge come un Sales Product Specialist e quale competenze chiave. Qua, per esempio, fa vedere prima il fatto di avere le capacità di management plan, rispetto a prima che invece parlava di comunicazione, dove nel ruolo di Medical Scientific Liaison era molto più importante l'aspetto comunicativo. Qua fa capire che lui ha esperienza di gestione dei piani. Qua parla di acume commerciale, acume scientifico, comunicazione persuasiva, multi-channel, omni-channel, che nemmeno so che cosa sono, ma sono competenze tecniche che lui ha, team working, problem solving, leadership, pacchetto office, inglese intermedio, public speaking, negoziazione e assertività. Quindi come vedete lui l'ordine delle informazioni le cambia in base al CV. Quindi che cosa vi portate a casa da questa da questi due paragoni? Che dovete posizionarvi esattamente come voi volete essere percepiti dal recruiter, quindi poco è fatto bene. Un dato interessante di Marco è stato che nel momento in cui lui, il primo CV, quello da Medical Scientific Liaison, l'ha inviato a 8 aziende, ha ricevuto colloqui per 6 aziende. Questo significa che il tasso di risposta al CV di Marco è del 75%. Ricordatevi, è inutile mandare 100 CV quando le posizioni sono o non chiare o non avete idea di cosa volete fare. È meglio mandarne, cercare di capire cosa volete farne, mandate 8 che vanno a target. Marco ha avuto una risposta del 75% a colloqui. Quindi
non perdete tempo a fare spam di CV, focalizzatevi su capire 2-3 ruoli massimo che volete, potete ricoprire, fate vedere le skill che vi avvicinano. In questo caso, nel caso di Marco, era più semplice perché aveva già delle esperienze pregresse. Nel caso non le abbiate, ci sono tanti altri modi per far vedere che avete già le competenze personali per ricoprire quel ruolo. E questo ve ne parlerò in un altro video, e poi candidatevi solo per gli annunci che corrispondono a quello che voi volete, potete e sapete fare. Lasciate perdere lo spam in giro che vi fa perdere solo tempo. Se ti è piaciuto questo video, metti un like e condividi, e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti!